Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati. Come vedete è una puntata particolare perché siamo in esterna in questo appuntamento numero 24 con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, puntata pre-ferragostana prima di una settimana di pausa, ma non vi lasceremo nemmeno giovedì prossimo perché insomma vi rimostreremo una puntata molto bella di questa stagione, però prima di Ferragosto ovviamente siamo usciti fuori dai nostri studi, siamo a Crecchio, nella fantastica tenuta Ulisse di Gianfranco, Luigi, Antonio, che tra poco andremo a salutare, ovviamente una location straordinaria dove ovviamente c'è tantissimo buon vino e si parla tantissimo anche di ciclismo, perché è una famiglia oramai da anni appassionata del mondo delle due ruote e dentro il mondo delle due ruote. Lo faremo con tanti ospiti questa sera, avremo una parte dedicata a una sorta di remake, di revival del Trofeo Matteotti che, come sapete tutti, quest'anno non vedrà l'edizione in programma il prossimo 18 settembre, appuntamento al 2023, cercheremo allora noi di fare un salto all'indietro. Lo faremo con voi che ci seguirete se avrete questa bontà e ovviamente con i miei ospiti che passo a salutare, non prima però di aver ringraziato, perché la location è bellissima, però realizzare un programma in esterna certamente ha bisogno della parte tecnica in maniera essenziale. Allora ringrazio Maurizio Daguin, regia, e Karim Finotti alle camere che hanno fatto un lavoro davvero egregio. Passo a salutare gli ospiti, stasera veramente non posso definirlo parole di casa perché non lo è, cioè solo formalmente a livello di trasmissione, ma anche lui è fuori casa, e quindi l'ideatore della trasmissione è Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Non vedevo l'ora. Ti trovi bene? No. Vedo anche dall'inquadratura, stai benissimo. Non vedevo l'ora di fare questa puntata in esterna perché siamo ospiti di amici veramente oramai affezionati da parecchi anni, sia della nostra trasmissione ma soprattutto del ciclismo. Quindi ringraziamo la famiglia Ulisse che ci ha dato la possibilità di poter registrare questa puntata e speriamo che sia una puntata piacevole, perché abbiamo, come hai anticipato tu, ricorderemo i Matteotti del passato, già che l'edizione 2022 non sarà effettuata, quindi sicuramente anche i nostri telespettatori saranno felici di seguire questa puntata. A darci una mano ovviamente non potevamo che ritrovare, lo saluto con particolare piacere perché insomma lui è legato anche a livello sentimentale al paese delle mie origini, ad Atri, quindi lo saluto nonostante sia pescaresissimo doc. Renato Ricci, presidente onorario del Trofeo Matteotti. Buonasera presidente. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. E poi ovviamente questo sì che è il padrone di casa, lui forse non gli dà fastidio come dà fastidio a te, ciao Luigi Ulisse, ciao Luigi! Buonasera a tutti, è un piacere enorme avervi qui questa sera, ospitarvi, porto i saluti del vero appassionato, sì, di colui che ci ha trasmesso una grande passione e dedizione per questo sport, papà Gianfranco, che questa sera per impegni imprevisti non è potuto essere qui insieme a noi, ma vi manda i saluti di tutti e quindi a nome dell'azienda è un vero onore ospitarvi nella nostra magnifica azienda, quindi grazie. Assolutamente, siamo noi che ringraziamo voi, ovviamente un saluto anche a Gianfranco, poi avremo nella seconda parte anche tuo fratello Antonio. Al fianco di Luigi ritrovo anche lui con molto piacere Alessandro Spezialetti, ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Ben ritrovato, ovviamente con te parleremo di europei, dei Matteotti, uno lo hai sfiorato, di tante altre cose. Oh, questa sera siamo meglio di... e andiamo in piattaforma, per la prima volta siamo meglio di lui, da Montecatini. Lui sta bene, mi ha detto se vuoi esco in piscina, ma gli ho detto magari anche no. Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Ah, non ci senti? Non sento niente, mi dispiace, spero noi, che mi sentiate. Noi ti sentiamo però. Saluto tutta la famiglia Ulisse e la magnifica postazione che avete allestito, però purtroppo ho dei problemi di audio nei vostri confronti, spero che mi sentiate bene. Noi ti sentiamo bene. Per ora vi saluto, sì, ogni tanto mi arriva la tua voce, a volte no, ho sentito il saluto Spezia, ho letto il labiale che mi sta... Mamma mia, sei arrivato ad un livello di comprensione pressoché incredibile.
Comunque, adesso cerchiamo di rimediare a questa situazione che mi dispiace, ma purtroppo ho delle cuffie troppo Eh tecnologiche. Cerco certo. di trovare delle cuffie antiche e di mettermi a posto. Comunque, se vuoi farmi delle domande con un cartello, mi scrivi e io Ok, rispondo. guarda, ho una serie di fogli che sono tutti bianchi, magari li utilizzo questa sera. Va bene, va bene. Buonasera a tutti comunque. Ciao. Buonasera Cavaliere Ulisse, grazie della sua presenza. Io ho fatto diversi risotti con il suo vino, sono magnifici. Ecco, abbiamo capito quale sarà il tenore della serata. Ovviamente parleremo di ciclismo, ma anche di buon vino. Ovviamente siamo a tenuto lì, se non potrebbe essere diversamente. Oh, questo sarebbe comunque sempre solo l'anteprima, quindi noi ci fermiamo per la pubblicità. Voi non cambiate canale, tra poco da tenuto Ulisse a Crecchio inizia velo numero 24. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and a rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through. So I put it all in that rear view. Clean money in the black. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Thank you.
Di nuovo una buona serata da Crecchio, da Tenuta Ulisse per questo appuntamento numero 24 con Velo, prima di Ferragosto, prima del campionato europeo che speriamo ci dia, come ha fatto negli ultimi 4 anni, grandissime soddisfazioni. Ovviamente, come detto nell'anteprima, parleremo anche, farei un passo indietro rispetto ad un trofeo Matteotti che non ci sarà, allora noi cerchiamo di recuperare facendo un salto all'indietro. Non so se adesso Riccardo in collegamento mi sente meglio, spero di sì, in collegamento da Montecatini. Adesso mi sento bene. Mi senti? Sì. Ok. Ho preso le cuffie perché d'altronde in albergo sono attrezzati, spero che mi sentiate anche voi. Noi ti sentiamo bene per fortuna, abbiamo risolto i problemi dell'anteprima. Luciano, tra poco vengo da te e poi faremo ovviamente con i nostri ospiti un salto, apriremo una pagina molto ampia di Trofeo Matteotti, però a Riccardo volevo chiedere insomma che cosa dobbiamo legittimamente aspettarci da questo campionato europeo, considerando sia le convocazioni di Bennati, sia che ieri Mozzato e Nizzolo sono caduti, soprattutto Nizzolo si è fatto male, c'è stato l'inserimento nella squadra su strada di due pistard normalmente come Jonathan Milan e Pippo Ganna. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo europeo? Speriamo bene, sai, il problema di queste manifestazioni internazionali che a noi ci hanno sempre portato bene nell'ultimo periodo ci fa sperare bene. Certo è una convocazione, poi anche una vigilia un po' tribolata. Jonathan Milan e Filippo Ganna hanno una bella occasione per mettersi in mostra. Milan è un corridore molto interessante, un giovane che ha anche delle buone qualità in volata, e Filippo è un corridore tutto da scoprire su strada, lo ha già dimostrato in passato di andare molto forte, è un percorso che sinceramente dovrebbe essere anche abbastanza favorevole ai nostri colori, però sai, è difficile fare una previsione su queste gare, perché comunque in ogni caso sono gare importanti, non ci sono le radioline, quindi è un problema di base anche di gestione, però insomma noi speriamo bene, insomma nel campionato europeo abbiamo sempre fatto bene. Sì. È il debutto diciamo ufficiale di Bennati, quindi ci sarà anche un po' di emozione da parte sua, ma credo che sappia mettere a posto, insomma dalle convocazioni è una squadra che ci sta, quindi lotteremo sicuramente. Alessandro, vengo da te perché anche a te volevo chiederti, soprattutto rispetto alle convocazioni, poi ovviamente vedremo anche le condizioni di Nizzolo, ma anche l'inserimento di Mozzato, di Baroncini, di Milan. Ecco, è una nazionale, la prima in una competizione di un certo livello di Daniele Bennati come neocommissario tecnico. Tra poco vediamo anche la lista dei convocati. Ecco, che cosa ti aspetti da un commissario tecnico al primo appuntamento internazionale? Ah, mi aspetto un ottimo direttore, un'ottima presa di gara, un'ottima visione di gara, anche perché Daniele è stato sempre uno di quelli che dirigeva in gara ai tempi di Cassani, quindi non gli dobbiamo insegnare nulla, sa tutto come deve fare, l'unica cosa, bisogna che i vari corridori stiano veramente bene quel giorno. Ecco, pensi che questa prima nazionale possa essere, diciamo, non dico di rottura, però di un nuovo corso anche? Un inizio, certo. Di un inizio di differente, con uomini diversi. Ma col senno di poi, secondo me sono 6-7 corridori buoni da poter fare un ottimo europeo. Poi, come sempre accade, sarà la strada a decidere se il commissario tecnico l'ha scelto giustamente, però poi col senno di poi è sempre facile dare giudizi. Secondo me ha portato i corridori adattissimi per il percorso, quindi gli dobbiamo dare fiducia.
Luciano, che ti aspetti da questo campionato europeo? Lo ricordiamo, anche solo per la legge dei grandi numeri, noi abbiamo vinto gli ultimi quattro campionati europei. Sì. Insomma, adesso non vorremmo portare un po' sfiga, però insomma la cinquina ci piacerebbe alquanto, però è anche difficile che nello sport possa esserci una fila così lunga. Questa è una manifestazione fresca nel panorama ciclistico internazionale, perché gli europei sono da una decina d'anni, mi sembra, che questa prova viene inserita, e da quando hanno inserito gli europei su strada i nostri azzurri hanno veramente sempre fatto molto ma molto bene. E da questa prova è una prova non dura, quindi dove sicuramente un po' tutti dicono che probabilmente ci potrebbe essere un arrivo in volata, e a questo punto entrano in scena grandi velocisti addirittura che sono reduci anche dal Tour de France, come Jakobsen, Philipsen, Pedersen, Christoph, veramente mostri per quanto riguarda un probabile arrivo in volata. E noi abbiamo una squadra fresca, è la prima esperienza di Bennati alla guida della nazionale, ho visto che ha portato veramente molta vivacità di freschezza da parte di certi atleti, quindi la squadra è giovane, anche se obiettivamente con Trentin e Guarnieri, che sono due uomini di grandissima esperienza, penso che la squadra sia in buone mani, anche perché, come ha ricordato Riccardo, un particolare molto ma molto importante, i corridori correranno senza Raiolini, quindi avere in squadra due corridori come Trentin e Guarnieri, che hanno l'esperienza e una visione di corsa eccezionale, è una garanzia. Sono veramente curioso di capire come verrà affrontata questa prova, quindi e lì le strategie di Bennati saranno importanti, vedremo come si muoverà appunto questo nuovo commissario tecnico, come tutti dicono ha tantissima grande esperienza, ma obiettivamente non ha mai fatto il tecnico, quindi ci aspettiamo qualcosa di interessante, anche se il risultato diventa molto ma molto complicato, perché appunto se la corsa dovesse arrivare in volata e appunto nella giornata di ieri l'assenza di Nizzolo potrebbe essere quasi certa, per noi diventerà complicato, a meno che non ci siano strategie diverse con attacchi magari negli ultimi chilometri da parte di qualche corridore importante, e gli azzurri devono stare veramente molto attenti. Quindi sarà un europeo che seguiremo con molta attenzione per tanti motivi, ma soprattutto per questa nuova guida tecnica che il ciclismo ha. Oh, Riccardo, ritorno da te, perché proprio in relazione alla domanda che ti ho fatto all'inizio, io ho letto insomma anche un po' le impressioni alla vigilia dei commissari, dei vari commissari tecnici, insomma si è parlato di collaborazione tra Villa e Bennati, però insomma Marco Villa secondo te come l'ha presa? Gli ha tolto due pistard come Ganna e Milan. Aspetta che sei muto. Eccoti. Adesso non è colpa nostra. No, era colpa mia, perché c'avevo Isotta che faceva un po' di confusione. Praticamente credo che ci sia una collaborazione già da un po' messa in atto con Villa, ma tutti i commissari tecnici o comunque gli addetti della federazione. Io credo che comunque tutto sommato avere due pistard, chiamiamoli pistard, ma sono due stradisti comunque dati alla pista, che hanno delle ottime qualità, vanno forte, l'importante è andare forte. Se vuoi vincere le corse, specialmente in questo ciclismo, Spezia lo sa bene, in questo momento non c'è tanto tatticismo, qui l'abbiamo visto anche al recente Tour de France, ma nelle corse di tutti i giorni. La tattica sì, conta fino a un certo punto, ha ragione
diciamo così, ha ragione anche Luciano, però noi abbiamo delle carte da giocarsi anche in volata, certo, non solito. Anche Dainese che ha saputo vincere e sì, comunque è un buon corridore, che si è portato là da un, per esempio da un treno che potrebbe anche nascere sul momento con Ganna, Milan e Guarnieri. Noi sotto quell'aspetto io a questo punto mi augurerei di arrivare in volata, ti dico la verità, perché abbiamo delle buone chance, soprattutto da come sono strutturati. Però sai, la corsa, il campionato europeo è una corsa di un giorno e nella corsa di un giorno è difficile. Quello che ha detto giustamente anche Luciano, il fatto di avere Trentin e lo stesso anche Jacopo Guarnieri sono corridori di grande esperienza, poi il fatto di mettere dentro Ganna e Milan secondo me è una buona cosa. E credo che sia contento anche Villa, perché comunque un Pistard l'attività su strada non gli fa male, soprattutto per gli inseguitori. Oh, Alessandro, vengo da te perché con te, ma perché non sei stato nostro ospite, Riccardo ha ricordato il recente Tour de France, non ti avevo chiesto un parere, un Tour de France che è un po', prima si parlava di tattiche, un po' scombussolato, l'idea tradizionale probabilmente, di tattiche consolidate, di modo di interpretare la corsa, Tour de France ci ha restituito invece un modo, se vogliamo, alternativo, ecco, alternativo, quella della Jumbo-Visma, di vincere, provare a farlo in un modo non consueto, quantomeno non consueto. Sì, ha dimostrato di veramente carattere, un tour bellissimo da spettatore, da guardarlo in TV, e devo dire che l'hanno interpretato veramente bene. Secondo me quella tappa lì del Glandon, io al posto degli UAE avrei corso leggermente più un coperto. Po' più coperto, però forse si aspettavano un po' più di sicurezza, si credevano di essere un po' più, che dire, di non avere problemi, e alla fin fine poi si è rivolto tutto contro. Però devo dire che è stato un tour corso alla grande, all'attacco dal chilometro zero fino alla fine. E poi siamo tornati ai tempi di Coppi e Bartali che si scambiavano la borraccia. Vero. Qui si stringono la mano. Si stringono la mano, quindi mai visto negli ultimi anni un tour come quello di quest'anno. C'è da fare i complimenti a tutti i corridori. Oh, peraltro la UAE nel frattempo ha fatto un po' di ciclomercato, ha preso Groschachner, insomma un rinforzo per l'annata prossima. Volevi aggiungere qualcosa? Una domanda a Riccardo. Riccardo, tu sai che non che abbiamo criticato Ganna al Tour de France, però giustamente ci si aspettava anche qualcosa in più. Questa prova europea secondo me potrebbe essere un'ottima prova per Filippo, nel senso che se effettivamente questa prova non è eccessivamente dura e nel finale si potesse creare delle situazioni interessanti dove lui potrebbe entrare in un drappello, quindi potrebbe effettivamente essere la sua prima prova vera da corridore e da leader, perché poi Filippo non è riuscito a vincere il tour, però è uscito in una condizione interessante, quindi se questa nazionale capiranno che l'arrivo in volata sarà sicuramente arrivo in volata, sicuramente Filippo tirerà le volate, però è una prova molto atipica, quindi io penso che Filippo in questa occasione avrà veramente la possibilità di mettersi in mostra e capire effettivamente che tipo di corridore è. Ma sono d'accordo, Luciano, sulla tua analisi, perché comunque l'ho detto prima, sai, la pista, Ganna è un corridore, insomma, è ancora giovane. Beh, noi a volte il fatto che abbia vinto campionati del mondo cronometro, che sia uno specialista del cronometro, che abbia fatto tutto quello che ha fatto, il palmarès lo conosciamo benissimo,
però è giovane, quindi è tutto da misurarsi ancora. Il campionato europeo di quest'anno è un campionato, come spesso succede, a parte l'anno scorso, quello insomma, che ha vinto la vittoria, la vittoria di Colbrelli, che era piuttosto ostico, no? Ma soprattutto venne fuori una corsa diversa, perché Evenepoel fu un corridore che disfece un po' tutta la corsa. Sì. Evidentemente quello di quest'anno, se vai a guardare le nazionali, ma per me il favorito numero uno potrebbe essere Christoph, ha vinto l'altro giorno, Cortina ha vinto. Se vai a guardare i risultati recenti, sono corridori che sono in grande condizione. De Mar, secondo me, De Mar è quello che ha appoggiato in maniera esagerata, però ecco, noi come squadra, secondo me, come hai detto te, abbiamo delle carte da giocare. E poi Trentin credo che insomma abbia non solo Ganna, ma lui l'ha già fatto nei campionati europei, lui l'ha vinto, ma quello che vinse quando la nazionale vinse con Viviani, ragazzi, fu proprio lui a fare la differenza. Quindi noi siamo abituati a cambiare le carte in tavola, e quindi quello che hai detto su Ganna potrebbe anche essere. Lui è uscito bene dal tour, è uscito molto bene, l'ho visto pedalare bene anche alla Sei Giorni delle Rose, il colpo di pedale ce l'ha, il fatto di essere in nazionale e essere dentro in un roster che lo considera, io credo che Bennati ha detto bene prima, Alessandro Spezialetti, è un corridore che Bennati è un direttore tecnico giovane ma di grande esperienza, perché lo faceva già, sì. Per lui, se ti ricordi, anche quando era con Contador, Bennati si metteva in tasca Contador, lo portava ovunque, è un corridore che vede la corsa. Quindi io voglio stare basso come aspettative, perché poi sai, quando crei delle aspettative dopo ci rimani male, no? Se non succede quello che deve succedere. Però credo che sia fondamentalmente una nazionale mobile, ecco, mi viene questo mobile, sì, che la puoi gestire Noi abbiamo diversi corridori, questo Baroncini è un campione del mondo dilettanti, ma ha già dimostrato di avere una buona caratura anche di personalità, certo, sì, Mizzolo e Bozzato sono due corridori che in volata sanno il fatto loro. Mizzolo è un limatore di prima categoria, di prima scelta, non spende niente e potrebbe essere effettivamente, sì, se starà bene, se comunque si metterà a posto dalla caduta, potrebbe essere la punta. Però, cioè, ripeto, noi abbiamo diversi corridori da gestire. Nell'eventualità di una volata poi a ranghi compatti abbiamo un treno eccezionale, secondo me il migliore di tutti, perché Milan, Ganna e Jacopo Guarneri come ultimo uomo l'ha fatto per una vita. De Mar le vittorie che ha ottenuto le deve quasi tutte a Guarneri, quindi voglio dire, Ganna potrebbe essere impiegato in eventuali azioni magari un pochino più da lontano, visto come va il ciclismo in questo momento. Io, Riccardo, sono d'accordo con te, nel senso che abbiamo il miglior treno, perché secondo me la nazionale italiana è la nazionale più forte come collettivo. Poi giustamente è una prova che si addice molto ai velocisti, e i velocisti Jakobsen, Philipsen, Pedersen, Christoph sono grandissimi velocisti, però sono velocisti grandissimi quando sono in funzione nelle proprie squadre, quando poi arrivano nelle proprie nazionali. Non so fino a che punto questi velocisti hanno un supporto tecnico. Se tu dici questi grandi velocisti, finché ci siamo noi italiani nelle loro squadre, li fa
facciamo vincere. Poi quando non hanno gli italiani che nelle loro squadre hanno un meccanismo, certo, hanno una perfezione di lavoro, tutti sanno cosa fare, quindi mettono a disposizione il velocista di andare a sprintare nella migliore, però questi sono grandissimi velocisti, però in questo momento non hanno la squadra, perché vanno nelle proprie squadre nazionali, che dove non c'è quel meccanismo instaurato durante tutta la stagione, quindi sono velocisti, però stiamo attenti, come diceva Riccardo, noi effettivamente abbiamo il miglior treno. Ho capito, quindi cosa se vuoi il dire? Treno funziona e tutto, anche se non abbiamo il più forte velocista rispetto agli altri, però possiamo sfruttare un treno, e un treno diventa, per il velocista diventa importante. Alessandro, sei d'accordo con questa valutazione, nel senso che noi forse non abbiamo proprio la punta, quella fulminea, però è anche vero che sappiamo come portare al traguardo più persone. Gli altri magari hanno punte più acuminate, però poi manca chi si porta lì. La prima cosa in un team, bisogna essere un gruppo, questo noi sicuramente lo siamo, dimostra anche i risultati degli ultimi campionati europei, quindi se l'abbiamo vinto gli ultimi quattro, li abbiamo vinto noi come nazione, quindi vuol dire che siamo un gruppo. Poi ripeto, speriamo che Nizzolo e Mozzato, dopo la caduta di ieri, siano tutti a posto, e sicuramente abbiamo le carte in regola per ben figurare. A proposito di campionato europeo, non ci siamo dimenticati dell'appuntamento delle donne, c'è la nostra Marta Bastianelli, in bocca al lupo alla nostra Marta, le convocate del CT Paolo Sangalli, Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Barbara Guarischi, Elena Cecchini, Laria Sanguinetti e Arianna Fidanza. Ovviamente un in bocca al lupo anche alle donne, che correranno il 21 di agosto. Invece domenica ci sarà la prova maschile. Tra poco andiamo in pubblicità, però io adesso voglio un attimo introdurre un argomento e stuzzicare un po' Alessandro Spezialetti, perché ha visto che ha parlato di gruppo. Non mi guardare con gli occhi sbarrati. No, gruppo, un po' come avete fatto voi in Drone Hopper. Ecco, era questo il gancio, non ti preoccupare. Come avete fatto voi fino a questo momento, che annata è stata? Peraltro ho trovato un tweet, forse di un paio di giorni fa, c'era la lista di tutti i corridori che sono passati da voi, che l'anno dopo sono andati in squadre Pro Tour. È un elenco, a parte il 2020 che mi pare non ce ne fosse nessuno, ma ovviamente c'era una pandemia di mezzo, tu mi dirai, e hai ragione, però ho trovato una lista in cui dal 2017 mi pare, tutti, alcuni vostri corridori, poi l'anno dopo hanno fatto un anno da voi e poi sono andati in Pro Tour. Ecco, che annata è stata questa, e se poi magari ci puoi dire. Jacopo, l'ultimo è stato due giorni fa, abbiamo preso un corridore un mese fa, Andrea Piccolo. Sì. Ieri l'altro già correva in F. Che dire, per noi al momento è stata un'annata, diciamo, sulla sufficienza, ci aspettavamo qualcosina in più, questo è inutile negarlo. Qualche corridore ancora, diciamo, alle prese con il Covid, ancora riesce a recuperare perfettamente. Però tutto sommato darei una sufficienza, ecco. Non siamo la Drone Hopper, non siamo l'Androne dell'anno scorso, degli ultimi anni, però sicuramente entro la fine stagione riusciremo a fare qualcosina in più. Ti volevo chiedere se la sufficienza che dai è qualcosa che è mancato dal punto di vista dei piazzamenti o dal punto di vista della crescita di qualcuno, e forse ti aspettavi un po' di più? Ma no, è mancato un po' tipo Cepeda, che doveva essere per noi una pedina importante, non ha reso come doveva rendere. Grosu, un altro corridore che doveva rendere, anche lui le prese con Covid. Però bene o male, con Test Fazion, Piccolo e tanti altri, siamo riusciti a fare, diciamo, del nostro meglio. Ci aspettavamo qualcosina in più da Cepeda, Grosu e qualcun altro, ecco. Umba, corridore colombiano, dove
noi si puntava tanto, però abbiamo ancora 2 mesi di tempo per raddoppiare. Poi questi, Alessandro, sono tutti corridori abbastanza giovani, quindi probabilmente non tutti arrivano subito a un risultato pieno, ci vuole un po' di pazienza, ma le qualità ci sono, le avevano dimostrato, quindi penso che prima o poi questi ragazzi verranno fuori. Ma quello sicuramente, noi come squadra, Luciano, te conosci il nostro mentore Gianni Savio, abbiamo pazienza, sicuramente dopo il terzo anno a livello professionistico ci si aspettava qualcosina in più, non dico da Umba, ma un Cepeda che a oggi ritroviamo in EF, qualcosina di più ci si attendeva, ecco, non da vincere gare World Tour, però al Giro d'Italia essere lì davanti, soprattutto in salita. Innanzitutto oggi insomma stavo vedendo un po' di vostre foto. Complimenti per i calzettoni che sono bellissimi, i più belli del gruppo, questo è fuori di discussione. Questo è il nostro, sono molto, molto qui dovete belli. Parlare col nostro, ecco, sponsor Rosti che parte sono tutto bellissimi, da lì. Sono bellissimi, Luigi, tu dal di fuori ma anche un po' dal di dentro, perché un po' dal di dentro ci sei. Come l'hai vissuta questa stagione? Sei in consonanza con quanto ha detto Alessandro fino a questo momento? Beh sì, ormai sono già 5 anni che stiamo nel mondo del ciclismo, è un mondo che ci fa piacere tutti gli anni essere presenti e collaborare con attualmente la Droni Hopper, grazie a Alessandro Spezialetti che è stato una trade union con questa magnifica squadra. Comunque siamo veramente già molto soddisfatti perché insomma grazie a questa squadra dotata di grandi talenti, ragazzi giovani che hanno voglia di mettersi in evidenza, hanno permesso insomma anche di avere una grandissima, una bella visibilità anche per la nostra azienda, quindi abbiamo avuto anche degli ottimi feedback per quanto riguarda il mercato, gente continuamente mi chiama, quindi riteniamo che la nostra partecipazione a questo sport è una partecipazione che continuerà sempre di più e che ci fa molto piacere continuare ad andare avanti. Tra poco ritorniamo, però adesso mi devo fermare, adesso veramente pubblicità, poi torniamo Landroni, poi apriremo la grande pagina dedicata al trofeo Matteotti, a tra poco. . 25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte, ovviamente al netto dell'anteprima di Velo per questa sera, dalla Tenuta Ulisse a Crecchio, un posto fantastico che abbiamo visto prima, magari potete vedere, ecco, ancora meglio nell'inquadratura larga, ma vi posso garantire che è solo un piccolo spaccato di un veramente un angolo della nostra regione davvero, davvero stupendo. Stavamo parlando dell'annata della Drone Hopper Androni Giocattoli e io volevo chiedere a Riccardo se è d'accordo con il 6 con un pizzico di rammarico da parte di Alessandro Spezialetti su quella che è stata la stagione, che però ha detto però abbiamo ancora 2 mesi di tempo per poter insomma fare qualcosa. Sei d'accordo col 6 o è stato troppo severo? No, sono d'accordo perché non mi faccio essere in disaccordo con quello che dirige la baracca, cioè se gli dà 6 lui è normale. In effetti ci sono stati dei corridori, per esempio Tesfasion è un corridore che l'anno prossimo andrà in una World Tour, è un corridore che secondo me mi aspettavo qualcosa di più da lui. Grosu, sì, vabbè, non è che mi aspettassi tanto da lui. Cioè, i corridori, loro hanno fatto il loro dovere, come sempre, nel momento più alto della stagione, che è sempre rappresentato dal Giro d'Italia, non si sono comportati male. Certo è che magari sono mancate delle vittorie che gli anni scorsi li avevano contraddistinti, li avevano messi in evidenza, perché il problema oggi le squadre, poi mi correggerà Alessandro, è diventata una lotta, uno stillicidio con questa storia della classifica dei punti. Se prima magari rimediavi, insomma negli anni passati rimediavi anche a qualche cosa in termini di punteggio e magari anche di vittorie più facilmente, quest'anno è diventato più difficile, perché anche le squadre World Tour, che naturalmente senza nulla togliere la Drone Hopper, sono statisticamente più forti, e qua vanno a fare le lotte, cioè come dico io, è come andare al safari a ammazzare leoni con la fionda, sì, e poi si tira a passerotti, capito? Cioè, senza nulla togliere la Drone Hopper come diciamo così paragone del passerotto, però insomma è diventato molto molto più difficile. Quindi il 6 sì, va bene, però è diventato molto molto più difficile per le squadre professional come la loro trovare anche degli spazi in termini di risultati. Non so se è d'accordo Alessandro su questa analisi. Cioè va un po' contestualizzato probabilmente il 6, forse. Io sono d'accordo con Riccardo. Se andiamo a vedere, qualche giorno fa noi abbiamo ricevuto l'invito, l'ultima gara quest'anno sarà per noi al Malesia,
Leggevo qualche giorno fa una squadra come la Movistar, una squadra che spende molto, ma molto più di noi, sì. Ci troviamo la Movistar al Giro di Malesia quando, sai, fino a 10 giorni fa non se ne parlava. Perché? Perché la Movistar è lì in zona, tra parentesi, retrocessione e quindi deve venire a fare i punti in una gara un po' più, tra parentesi, facile, che poi facile non sarà, però ci troviamo una squadra World Tour, due squadre World Tour al Giro di Malesia, è normale che noi professional possiamo soffrire un po' di più. Cioè tocca fare gli esami di riparazione a settembre, il rimandato a settembre sostanzialmente, mi pare di capire. Sì, perché alla fin fine squadre che hanno reso poco e questo momento per loro è un momento delicato, se non riescono a restare in World Tour per loro sarà veramente, sì, veramente difficile proseguire, quindi non è facile, ecco. Sì. Comunque Riccardo, dobbiamo anche fare i complimenti a un grande dirigente sportivo che è Gianni Savio, che secondo me è uno che è quasi 40 anni che è qui nel ciclismo e ha sempre portato avanti squadre, anche se non vogliamo, se vogliamo, modeste, però che a volte hanno raccolto anche risultati importanti. Poi tu sai benissimo che delle volte ci sono annate che ti va tutto liscio e riesci a vincere cose inaspettate, magari ci sono stagioni che magari metti in progetto qualcosa di importante e non ti viene il risultato poi. Però il lavoro di Gianni Savio, secondo me, all'interno di questo movimento ciclistico è sempre stato di alto livello, ma soprattutto fatto da un grande professionista. È un grande scopritore, non lo dico certo io, ma lo dice i risultati, è uno scopritore di talenti. Lui è stato per anni anche commissario tecnico delle nazionali sudamericane, ha tirato fuori dei corridori, insomma, Bernal su tutti. Infatti Bernal, proprio quello stavo dicendo, Riccardo, perché Luigi mi confermerà, qui dentro c'è proprio a 20 metri da noi una linea di vini nata all'epoca proprio per Egan Bernal. Te l'hai mai provato la linea dedicata a Bernal? Ma che? No. E ci abbiamo anche la maglia gialla in questo momento. È vero, Luigi? Assolutamente sì, papà l'ha incorniciata nel punto vendita, quando arriva qualcuno subito è così onorato di far vedere, insomma, questo bel gadget che lui E che tipo di vino è quello legato a Bernal? Beh, a Bernard è essenzialmente legato un vino da grande spessore, da campione, no? E nel nostro caso il nostro vino 10 vendemmie, che è un vino che rappresenta un po' il crew della nostra azienda e il meglio del territorio del nostro Abruzzo. Quindi abbiamo dedicato a Bernard la nostra punta di diamante. Insomma Riccardo, con quello il riso non va pare bene. Brutto, mi sembra. Insomma, dedicarlo a un risotto. Sei d'accordo? Vino, insomma, voglio dire, vino, ma me lo bevo. Cioè, risotto. Certo, voglio dire, siccome te hai parlato di risotto. Per dargli quel gusto, però me lo bevo e anche volentieri, no? Cioè, no, per carità. Assolutamente. Non è che faccio il risotto, cioè il vino col risotto, no, faccio il risotto la procedura, ormai sono note le mie ricette di risotti, me le richiedono spesso e volentieri. Io ho fatto una scelta perché non voglio rubare praticamente il mestiere agli chef, ai grandi chef, e quindi non do più ricette da un po'. Però vi posso assicurare che proprio l'altro giorno, siccome oltretutto la cantina Ulisse ha delle cose spettacolari, tipo le bottiglie e il tappo in vetro, per me è una scoperta. Io, sai, da toscano, abituato ai vini classici, ai Chianti, insomma, ai vini col tappo, tanto per essere chiari, scoprire queste bottiglie che sono fantastiche, belle anche a vedersi, e chiuse con questo, ecco,
visto che siamo in caso Ulisse, mi piacerebbe sapere come è venuta l'idea, cioè c'è un mantenimento maggiore, un qualcosa, mi spieghino questa chiusura del tappo in vetro, perché io la trovo magnifica, oltre che bella, oltretutto il vino, se non lo finisci in un sono solo a bere io, d'altronde non sì. è che posso bere una bottiglia intera, qualche volta magari una bottiglia intera la faccio, però poi il giorno dopo non mi alzo. Quindi cioè, Luigi, come sì. nasce appunto questo tappo di vetro? Perché sì. l'azienda sposa questo tappo, che poi è diventato una situazione vincente? Sì, il tappo è un elemento distintivo un po' anche della nostra azienda, concorre a creare un po' l'unicità del nostro brand, ma viene fuori da un'esigenza tecnica, quella dell'ermeticità, a una forma di package un po' più accattivante, in quanto la nostra azienda si è imposta sullo scenario regionale e nazionale per essere stata un'azienda profondamente innovatrice che ha voluto raccontare la grande tradizione, il nostro grande territorio con la sua essenza della maestà frutto. L'obiettivo è stato proprio quello di prendere il frutto, di metterlo nella sua integrità nel calice del consumatore, affinché il calice esprimesse integralmente l'aroma, il frutto, la fruttuosità. Per far ciò è necessario avere un frutto di distinzione, quindi avere un magnifico territorio, poi una tecnica di vinificazione che consiste in maniera molto veloce nella surgelazione delle uve, dove lo shock termico favorisce l'estrazione dei precursori aromatici. Dopodiché abbiamo una tecnica di vinificazione che permette di preservare gli aromi da tutte le forme di ossidazione. Quindi per chiudere la filiera avevamo la necessità di utilizzare un tappo ermetico, e il tappo in vetro contempla un'esigenza tecnica di ermeticità a una forma di package un po' più accattivante. E quindi e ecco, poi è diventato anche un tratto distintivo, se vogliamo, certo. una specie di brand. Io più di una circostanza sono trovato a dire: oh, sai che abbiamo starei realizzato... qui un'ora a sentire Luigi. Però perché noi siamo ignoranti, quindi giustamente esatto. ci piace ascoltare, assolutamente. Oh, però noi insomma dobbiamo correre, perché gli argomenti sono tanti. E vado da Renato Ricci, a cui faccio prima ascoltare l'intervista che ha realizzato il nostro Paolo Renzetti al primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, che insomma spiega, passiamo ovviamente alla pagina Matteotti, prova a dare una spiegazione di quello che è capitato, perché insomma una notizia un po' era nell'aria, però poi quando arriva l'ufficialità ha tutto un altro sapore. Ci ascoltiamo l'intervista al sindaco di Pescara, Carlo Masci. Sindaco, è di pochi giorni fa la notizia che quest'anno il Matteotti non si correrà, salta la 75esima edizione. È amareggiato il primo cittadino di Pescara? Sì, sono amareggiato, per me è un grande dolore, come penso che il mancato trofeo Matteotti lo sia per tutti i pescaresi abituati ad assistere all'arrivo a Piazza Duca dei ciclisti. Quest'anno non ci sarà, so che l'organizzazione ha avuto dei problemi e quindi ha chiesto di rinviare all'anno prossimo l'appuntamento di quest'anno, e noi ci siamo resi disponibili avendo capito che c'era un problema serio, e quindi siamo pronti per una tappa dell'anno prossimo che dovrà essere talmente importante da recuperare anche il mancato trofeo di quest'anno, e così lavoreremo. So che la Regione aveva già predisposto un finanziamento cospicuo per il trofeo Matteotti, mi auguro che questo finanziamento non venga azzerato ma venga congelato per l'anno prossimo, e quei fondi vengono aggiunti altri in modo da fare un trofeo Matteotti di livello altissimo per la gioia dei pescaresi e non solo dei pescaresi. E lei si era sentito con gli organizzatori qualche giorno fa? Era a conoscenza del fatto che probabilmente non ci sarebbe stata la corsa? L'assessore allo sport mi aveva parlato di problemi che c'erano nell'organizzazione e io pensavo che questi problemi sarebbero stati superati oggettivamente, invece poi evidentemente non è stato così, non era un problema di risorse, perché la Regione le aveva messe e le aveva garantite, però diciamo che adesso questo è successo, guardiamo avanti con una prospettiva di un grande trofeo Matteotti per l'anno prossimo. È già successo che
il Trofeo Matteotti non si svolgesse negli anni precedenti. Nel 2009. Nel 2009 era già successo e quindi non è la prima volta che il Trofeo Matteotti salta. Però il fatto che non ci sia per un anno non vuol dire che si perde la posizione di gara ciclistica nazionale e quindi è una rinuncia per tutti quanti noi. L'anno prossimo dovremo fare molto di più. Ecco, Presidente, fa ovviamente, immagino che il dolore più grande sia il suo, soprattutto, che al Trofeo Matteotti ha dedicato ampia parte della sua vita. Ecco, non iniziamo ad abituarci. Ecco, abbiamo detto 2009, adesso 2022, ecco, non iniziamo ad abituarci. Ma diciamo che sono d'accordo con tutto quello che ha detto il sindaco Carlo Masci, perché è stato sempre vicino a questa manifestazione. D'altronde non c'è pescarese che non sia legato al Matteotti e quindi è chiaro che può capitare, è capitato anche a me. E io mi auguro che, ma quasi sicuramente, sono certo, perché ho parlato con Sebastiani, il prossimo anno, questo 75esimo anno, se Dio vuole, si cercherà in tutti i modi di farlo ricordare ancora di più, perché questa manifestazione cade ma non si rialza. E quindi ha fatto più notizia che non si faceva il Matteotti che quando sì, magari si fa. E quindi vuol dire che le persone sono molto legate a questa manifestazione, sì, a prescindere. Queste sono le immagini del 2018, quando ci fu il passaggio di consegne tra lei e l'attuale presidente del Trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani. Sì, qua c'è stato, sì, nel museo mio di San Buceto. È stata una cosa anche molto, diciamo, emozionante, bella. Posso suggerire, Renato, perché io quel giorno c'ero e veramente è stato un bel passaggio di consegna, perché mi ricordo benissimo le tue parole quando tu dicesti io lascio la direzione del Matteotti e lo lascio a Daniele Sebastiani, che è l'uomo che mi può dare in questo momento a livello sportivo più garanzie sul territorio, e questo mi emozionò molto sia per te ma anche per Daniele. Questa è una responsabilità grande, Daniele lo deve sapere, perché se c'è stato in queste ultime ore un grosso interessamento è perché il Matteotti non rappresenta solo l'evento sportivo, ma soprattutto rappresenta un evento culturale, una grandissima tradizione di questa nostra città. Quindi io mi auguro appunto che Daniele Sebastiani prenda coscienza effettivamente di questa grande responsabilità, e il prossimo anno sono sicuro che riavremo il Matteotti che la città merita. Ma io credo che, diciamo, perché un po' di esperienza l'ho fatta, perché all'inizio io dovevo portare avanti il Trofeo Matteotti per 5 anni, perché mio zio Fulvio Perna, che è stato il presidente, diciamo, dall'inizio del Trofeo Matteotti, mi chiese di, dopo il camion italiano, lui non stava bene e c'era anche mio cugino, e ho detto vabbè, io per 5 anni ok, però io i miei limiti sono 5 anni. E poi è successo che, per fortuna, sono passate anche 25, quindi 5 per 5, siamo ancora qua. Tutto sommato. Quindi, il Matteotti è una responsabilità verso una città, non è semplice come uno può pensare, perché fare il Matteotti o non farlo è la stessa responsabilità, negativa o positiva. Sì. Quindi, perché hai veramente gli occhi puntati. Io domenica al mare, che cerco di starmene per i fatti miei, ho fatto altro dalle 8 a mezzogiorno parlare del Matteotti. Forse, Presidente, ancora all'inverso, cioè è più una responsabilità non farlo, certo, che farlo. Ma io quando quel giorno, che come diceva Luciano, che hai passato le consegne, sì, perché in fondo mio zio mi diede una pacca sulla spalla, perché i meriti si danno in quel modo, senza soldi. Quindi io feci un piccolo dettaglio a tutti quei amici giornalisti che c'erano. Prima che voi fate delle domande inutili, ve lo dico io: Matteotti non ha prezzo.
Quindi Daniele per me rappresentava l'unico che in questo momento poteva portare avanti questa manifestazione, come d'altronde bisogna riconoscergli che era l'unico che ha portato avanti il discorso del calcio, che se ne possa dire, perché non è facile fare nell'uno e nell'altro. E, perché sai, lavorare con i soldi degli altri è molto semplice, e con tutto il resto che ci gira. E Daniele era l'unica possibilità, perché Daniele è un appassionato di ciclismo. Se lui dovesse dar via il Pescara, ma lui si butterà sul Matteotti al 100%, ne sono certo. Quando io ho saputo 2 mesi fa, poi io l'ho tenuto per me, una certa situazione che chiaramente non era una questione economica, io mi dispiaceva, come poteva dispiacere a un appassionato di ciclismo, o il cittadino comune, eccetera. Però ho capito perché era capitato anche a me, quindi vabbè. Può succedere, René, può succedere. Noi ci auguriamo solo che arriverà anche il 2023 e speriamo che veramente questa manifestazione torni ai suoi livelli, anche se obiettivamente è molto più complesso, perché i problemi attuali magari saranno risolti, però il ciclismo sta diventando molto complicato, perché anche la riassegnazione della data, sappiamo tutti che a livello internazionale tantissimi organizzatori vanno a bussare alla porta dell'Unione Ciclistica Internazionale per avere una data e avere la possibilità di organizzare una manifestazione di ciclismo professionista. Oggi il ciclismo, specialmente negli ultimi 10 anni, ci sono manifestazioni tutti i giorni, ma ce ne sono 2, 3, e quindi anche l'assegnazione della data, speriamo che l'Unione Ciclistica Internazionale digerisca veramente bene anche questa non edizione fatta. Quindi noi ci auguriamo che il prossimo anno questa 75esima edizione Sono molto d'accordo con te, perché io l'ho affrontato, però devo dire una cosa, che il trofeo Matteotti ha avuto sempre un rispetto fuori delle regole. Cioè il trofeo Matteotti è stato di immagini storiche, è stato sempre rispettato, d'altronde è chiaro che questo problema esiste, però è stato rispettato, perché io mi ricordo che quando poi ci ridiedo la data della domenica, io so che c'erano i polacchi dietro, ma sa, questi intervengono con i governi, eccetera. Sì, quindi, esatto, questo è il problema. Non il problema è esiste, il problema è economico, perché l'Unione Ciclistica Internazionale è una macchina da guerra. Sì, e poi di domenica in questo periodo, insomma. Loro guardano solo all'economia, quindi se arriva un altro organizzatore e mette sul piatto un'offerta più interessante, diventa complicato. Visto che dopo noi forse perché siamo un po' più sinceri, metteremo il vino Luis. Ok, vediamo se tutto, si allora. Visto che dopo tra un po', alla fine di questa parte, salutiamo Riccardo, io volevo chiedere insomma un parere su questa mancata edizione del 2022, se effettivamente, come diceva anche Luciano, poi non è così facile incastrare una data in un calendario che diventa ogni anno sempre più fitto. Riccardo, forse è muto? Aspetta. Ah, eccoti. Ragazzi, cioè, no, ma io non ho detto nulla, non ti sentivo. Sono al fresco, belli tranquilli in quel meraviglioso posto della tenuta Ulisse, ma io sono qua al caldo, sto sudando come da voi, come Ravottini. Per una volta meglio noi. Sono al fresco stasera, Riccardo. Guardalo, non soffre il caldo per niente. Ci torneremo anche nelle prossime settimane, secondo me. Adesso faccio un contratto. Lasciamo tutto qua. Sentite? Sì, ti sentiamo. Perdere per una corsa la continuità è fondamentale, soprattutto per quello che diceva Luciano. Oggi il calendario è così intenso che infilare sembra un aggettivo, cioè un, una, un,
un verbo insomma non bello, no, dire infilare, no? Però qui è bellissima vittoria di Felice Gimondi, belle queste immagini, grazie alla regia, che ci fanno rivivere una corsa che non possiamo perdere. Ne abbiamo perse troppe di corse storiche che fanno parte del ciclismo italiano, della nostra storia. Matteotti era sempre stata una corsa per noi ostica. Io infatti, insomma, ne ho fatti credo almeno 7-8. Sembra aver finito forse una volta o due, una corsa dura, quel circuito meraviglioso pieno di... L'unica cosa bella in quel periodo era passare sotto i tanti sportivi che da casa mettevano a disposizione, voi non so come le chiamate, le pompe d'acqua, insomma noi le chiamiamo sistole, e si passava, cioè praticamente si arrivava in cima, si pesava 2 chili di più, però che godimento, era anche una caratteristica particolare. Chi vinceva il Matteotti, insomma, non era un corridore a caso, era un signor corridore, perché era una corsa dura, difficile da affrontare, soprattutto per il gran caldo. E poi insomma queste immagini fanno anche bene ai ricordi, la gente, insomma, per la città di Pescara secondo me è un, insomma, non voglio essere catastrofico, però è un danno. Io poi fondamentalmente con Sebastiani sono amico come con Stefano, quindi per carità avranno avuto le loro buone ragioni, però il difficile è reinserirla in un contesto, e bisogna trovare la data giusta, anche perché il Matteotti uno poi fa a aprile, certo. Matteotti lo devi fare in quel periodo lì, solito, classico, in questo periodo qui, Matteotti era questo, era in questo periodo qua, insomma, per la gioia di Rabottini che chiaramente sì, soffriva come un cane, in quella canicola, però insomma la data è questa qua, e dispiace perché ne abbiamo perse troppe, capito? Ce n'era tante di corse classiche in Italia, e perdere anche questo Matteotti che con grande, insomma, la vittoria di Trentin sembrava anche quasi rilanciarla, perché chiaramente è vero che la corsa è importante, però è anche chi la vince che è cioè che dà lustro alla manifestazione, no? Sì, sì. Quindi so se siete d'accordo, però ecco, sì. il discorso che ha fatto Luciano è preoccupante, perché Luciai non sta a guardare tanto per il sottile, per il romanticismo, ha voglia di fargli vedere queste immagini all'appartiano. L'appartiano mi importa, cioè, anzi, secondo me l'appartiano non sa neanche che esiste il Matteotti. La dico proprio per l'amore che nutro per questo presidente. Però ecco. Che ci giunge veramente in maniera quasi concreta il tuo amore, Luciano. No, io voglio ricordare anche degli aneddoti che mi porto dentro, perché nella gestione Renato Ricci c'era Nino Bellonio, che è stato il segretario regionale della Federazione Ciclistica Italiana, ma soprattutto è stato poi nella gestione appunto di Renato Ricci, è stato il segretario del Trofeo Matteotti. Questo percorso qui, poi Riccardo, tu mi puoi confermare, è uno dei percorsi più belli, più suggestivi del panorama ciclistico nazionale, e se vogliamo anche internazionale. E tutto nasce, e questo è un racconto di Nino Bellonio, tutto nasce da Alfredo Martini, perché Alfredo Martini, quando divenne commissario tecnico della nazionale italiana, mi raccontò che un pomeriggio chiama Nino Bellonio e gli dice: senti Nino, io stasera vengo a Pescara, domattina voglio parlare con Fulvio Perna, che era l'organizzatore, però Fulvio aveva un percorso molto soft sul Matteotti, perché il Matteotti a luglio voleva far sì che
tutti i corridori poi alla fine potessero raggiungere, giocarsela, quindi in percorso. Invece arrivò Alfredo Martini, arrivò alla stazione, mi raccontò, alle 2 di notte. Alle 2 di notte di fronte alla stazione c'era un bar, se vogliamo definirlo così, della Movida Pescarese, sì. Bar sportivo, gestito da, un certo che era il nonno di Alessandro Donati. Donati? Donati, esatto. Era il signor Donati. Questo signor Donati, che era un dirigente sportivo molto, ma molto legato alla Federazione Ciclistica Italiana di quei tempi, che era diretto da Adriano Rodoni in quel momento lì. E Alfredo Martini alle 2 di notte vada in questo bar dove c'era questo Donati, che era il nonno appunto di Alessandro Donati, fa l'incontro e poi si incontra con Fulvio Perna. Quando la mattina Alfredo Martini disse: senti, dobbiamo cambiare il percorso, dobbiamo creare un percorso durissimo, perché lui, neo commissario tecnico, certo, doveva fare le squadre dei mondiali. Poi in quegli anni lì i mondiali, i percorsi erano eternamente duri. Adesso negli ultimi anni i percorsi, Alessandro, sono stati anche adatti ai velocisti, ma in quegli anni là i percorsi ai mondiali erano durissimi. E allora disse: io voglio un percorso, e Alfredo Martini scelse il famoso percorso di Pescara, che è rimasto. Però Riccardo, in quegli anni là, Alfredo, secondo me, disegnò un po' tutti i percorsi delle grandi classiche italiane alla vigilia dei mondiali, perché se ben ricordi, Matteotti, percorso di 14-15 km, duro, Coppa Placci, Bernocchi, Agostoni, Giro dell'Umbria, erano tutti percorsi 14-15, 17-18 km, duri. Quindi questo percorso qui rimarrà nella storia di noi pescaresi, perché fu scelto dal grande Alfredo Martini. È un percorso da campionato del mondo, quello è il classico. Classico percorso del campionato del mondo di una volta, no? Quando, a parte che poi sai, uno può anche amministrarlo, cioè lo fai partire da una parte, poi li butti dentro il circuito e lì fai, ma sai, se tu fai un campionato del mondo lì quanta gente porti, ed è adattissimo perché è duro. E chiaramente, vedi, parlo di campionati del mondo, esatto, si trova subito un campione del mondo, però non è a caso questa vittoria, perché effettivamente ha detto bene Luciano, erano tutti percorsi disegnati in una maniera da poter produrre una nazionale che insomma purtroppo non è un po' passato il tempo, perché se consideri che l'ultimo campione del mondo è stato Alessandro Ballan nel 2008, però era fatto così. Comunque vi devo dire anche, Luciano, quello che è stato fatto da Alfredo non si tocca, però anche Davide Cassani, quando ha fatto il commissario tecnico, aveva una certa storia, un certo stile anche nel preparare percorsi, delle corse dove gli venivano chiesti appunto delle cose tipo Alfredo Martini, ma perché quella è la prassi. Se io faccio una corsa dura, perché mi serve per poter fare una nazionale all'altezza, e quindi quello era l'input di Alfredo. Riccardo, tu hai aperto una parentesi di percorsi da campionati del mondo. La parentesi degli anni organizzativi di Renato Ricci, Renato, in qualche occasione si era parlato appunto anche della possibilità di un campionato del mondo a Pescara. Tu ci hai provato in qualche circostanza in quegli anni? Ma io diciamo che all'inizio seguivo il Matteotti da ragazzo, perché diciamo mio zio era il presidente, quindi io ho visto tutti i campioni del mondo, tutti i campioni del ciclismo, i più grandi li ho conosciuti a Pescara,
e dopo il Matteotti qualcuno ha vinto anche il campionato del mondo dopo la corsa di Pescara. E poi seguivo molto quando veniva il commentatore Martini, quindi io la sera lo ascoltavo perché volevo solamente imparare, anche se ero diciamo molto giovane. E tutti mi dicevano, chiaramente le persone che ne sapevano più di me, che il circuito di Pescara poteva essere veramente un campionato del mondo, e forse l'hanno capito ancora di più quando vinse Bugno il campionato italiano, sia per l'amore di gente che c'era, perché fu una cosa indescrivibile, e sia anche per la durezza. È chiaro che poi quando hanno portato meno giri, perché una volta era 17 mi sembra, sì, sì. Prova di camione italiana era 270 km addirittura. Poi quando fu cambiato con un chilometraggio inferiore, è chiaro che è diventato un po' più leggero, no? Per gli addetti, diciamo, della cosa. C'era, io dico la verità, ho tentato, però sicuramente mi darete ragione, se in Veneto lo hanno fatto in 2-3 volte è perché c'era solamente da scommettere, chiaramente con 5, 6, 7 imprenditori che davano la possibilità di incominciare, e poi interveniva con la forza la regione. E quindi tra adesso, se vogliamo parlare anche a livello economico, tra i soldi delle televisioni Rai, straniere, eccetera, tutti gli sponsor che c'erano, i conti sarebbero quadrati. Renato, però io mi ricordo nella tua gestione un anno facesti salti mortali per portare la maglia iridata a Pescara, che era di Johan Museo. Quando è stato complicato quell'operazione che poi ti è riuscita benissimo? Ma io era l'anno dopo del campionato italiano, mi chiamò il direttore del un grosso supermercato che apriva a Pescara, lì per Pescara, del Conte Brunelli, che ho avuto anche la fortuna di conoscerlo negli anni. Lui era un appassionato di ciclismo, questo magari è una cosa che forse nessuno sa. Mi chiamò per dirmi, prima di aprire l'Iper Pescara, fece un sondaggio, cos'era che poteva avvicinare un'azienda a una popolazione di una città, ai cittadini di una città. E lui mi disse che uscì fuori il trofeo Matteotti. E quindi mi chiamarono perché volevano, sono stato anche fortunato, cioè, perché il primo anno che organizzavo ho fatto un contratto con la Iper Pescara, poi il direttore era molto appassionato di ciclismo, il terzo anno arrivò un altro ancora appassionato, per 5-6 anni è andata bene. Allora volli fare, dopo 2 anni, conoscendo anche il Conte Brunelli, volevo ricompensare questa cosa. E io volevo che arrivasse un campione del mondo. Certo. Io volevo vedere la maglia sul circuito di Pescara. Beh. E feci avvicinare io al museo. Credo che non c'è stato nulla di difficile. Portò Van den Broek. Mi chiese solamente se lo potevamo andare a prendere a Roma, poi io il pomeriggio lo feci portare all'Iper e lì mi descrissero una folla che non finiva mai, e venne accolto dal direttore dell'Iper all'epoca, e niente, fu un successo solo con... Certo, è ovvio. Anche a Piazza Salotto. Immagino. Visto che tra poco veramente ci dobbiamo fermare, e oltre Riccardo salutiamo anche Luigi e Alessandro, però con loro anche volevo aprire un attimo una parentesi legata al trofeo Matteotti, partendo da Alessandro che l'ha sfiorato un anno, 2003, sì, alle spalle di Pippo Pozzato. Rimane ancora dopo, dice, quasi 20 anni. Un ricordo. No, solo ricordo? Solo amarezza ricordo. Zero? Ma no, l'amarezza è stato quel momento, ma poi sono ricordi.
Qual è il ricordo più bello che ti lega al trofeo Matteotti, a parte quel secondo posto ovviamente? Ma no, ma io ho fatto anche altri anni un sesto, un nono, quindi sono stato sempre lì a battagliare, la corsa di casa, guerra con gli altri abruzzesi. Con chi più di tutti? Marzoli in particolare, Marzoli, con Ruggero, con Danilo bene o male eravamo sempre in squadra assieme, quindi... insieme, chiaro. Però c'era la guerra tra gli abruzzesi, ecco, diciamo, giusto per... Vedi, scherzare un po'. Vedi Riccardo, Alessandro l'ha sfiorato di vincere il Matteotti, io ho sfiorato di finirla una stagione, sì. Un anno sfiorato peraltro di finirla. Peraltro so anche un dietro le quinte che mi ha raccontato Stefano Giuliani, che dopo 200 metri già ti volevi ritirare, va bene Riccardo. tu quanti ne hai finiti Riccardo di Matteotti? Te l'ho detto, mi pare uno o due che ne ha finiti. Mi pare un paio, però non sono proprio sicuro, io... però quello che ha detto Alessandro succedeva anche ai tempi nostri, perché lì c'era Mascia, c'era Rabottini, Masciarelli, Onesti, poi chi c'era? Giuliani, per noi si prendevano un giro perché si diceva vabbè, il campionato sociale degli abruzzesi, e lì era una guerra, solo che Luciano effettivamente era quello più handicappato di tutti, perché col caldo lui aveva messo a disposizione, quando però c'era lui, mi ricordo che c'erano molte più pompe ad annaffiare, sì. C'era proprio tutto il circuito pieno di distese di innaffiatoi, vero? Sì, un po' così. Io ho saputo un dietro le quinte l'altro giorno, praticamente pronti via, Stefano voleva scattare e lui diceva già ci ritiriamo. Cose incredibili. Luigi, è chiaro che voi siete legati, anche tuo papà ovviamente più di tutti, però all'idea, anche a questa manifestazione che, con cui siete cresciuti e con cui siete avvicinati al mondo del ciclismo, perché ci si avvicina ad uno sport, certo, passo per passo, anche geograficamente, alla corsa di casa e poi alle corse di altro livello. Beh sì, assolutamente sì, perché noi siamo di origini pescaresi, mio padre è autoctono pescaresi, io sono nato a Pescara, quindi abbiamo vissuto di prima persona questa bellissima manifestazione che, come diceva il presidente, diceva Luciano, Alessandro, appartiene un po' a noi abruzzesi e soprattutto a noi pescaresi, e quindi è una manifestazione alla quale tutti quanti siamo profondamente legati e che rappresenta un po' l'inizio verso l'entrata in questo meraviglioso mondo, e quindi ci auguriamo anche noi che l'anno prossimo sia il trofeo Matteotti sia ancora più con una grande enfasi, ancora più importante rispetto agli anni passati. Noi ce l'auguriamo ovviamente. Io sto per salutare Luigi e Alessandro, li ringrazio ovviamente. Luigi, grazie per averci ospitato, ma tanto grazie, tra poco i ringraziamenti saranno anche per tuo fratello Antonio che sarà al tuo posto. Alessandro, grazie anche a te. Riccardo, ci vediamo tra due giovedì, il 25. Ci fermiamo una settimana, lo sai, sì? Sì, lo so, dovremmo fare un bel riassunto, perché insomma il 25 hanno fatto già una settimana di Vuelta, c'è da raccontare tutto. Ah, ma non te l'ho detto, arriviamo fino alle 2 di notte il 25. Abbiamo avuto la deroga. Andiamo avanti fino al venerdì. Ho dei problemi anche con le cuffie stasera. No, ho detto che abbiamo ottenuto una deroga. Il 25 per recuperare andremo fino al venerdì, alla mattina del venerdì. Ti può stare bene? Ma io non so quello che hai detto, ma mi sta bene tutto quello che hai detto. Va bene, perfetto, grazie Riccardo. Prima di salutarvi, di andare in pubblicità, Riccardo, buon Ferragosto ovviamente. Saluto, grazie, grazie mille, grazie dell'ospitalità alla tenuta Ulisse. Mi torno a Milano, aprirò una passerina. Assolutamente. Prima di andare in pubblicità vi facciamo un regalo, soprattutto al presidente Renato Ricci, perché abbiamo parlato dei Matteotti storici. Non abbiamo le immagini di quel Matteotti di cui stiamo per parlare, però ce lo racconta, sono andato un po' indietro negli archivi, anno 2014, ce lo racconta Nino Bellonio, qual è stato il momento più incredibile di tutte le edizioni del trofeo Matteotti. Questa è un'intervista che nel 2014 fece Alessandra Portinari proprio al Museo dell'Automobile di Renato Ricci,
Ci fermiamo per la pubblicità con questa pillola in cui Nino Bellonio racconta la vittoria di Vito Taccone al Trofeo Matteotti. Pubblicità e poi torniamo. Ah, io ricordo con emozione, anche con certa simpatia, la vittoria di Vito Taccone. Quello che fece Vito Taccone quel giorno è rimasto nella memoria di tutti. Lui, che tra l'altro era anche un grande attore, a un chilometro dal traguardo, lui staccò Gimondi e arrivò solitario con le braccia sul volto piangendo. Quindi un delirio di pubblico eccezionale. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Ultima parte di Velo per questa sera da Tenuta Ulisse. Allora, so che siamo quasi addirittura d'arrivo, ma salutiamo un altro padrone di casa, Antonio Ulisse. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Grazie per averci ospitato anche, anche a te. E al tuo fianco un altro Antonio, Antonio Catena. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Ex ciclista, sponsor anche tra gli altri del Trofeo Matteotti, vi lega, le nostre due aziende sono legate da, insomma, da un rapporto molto molto importante. Tra poco veniamo da voi, giusto un attimo, mi prendo un minuto perché Luciano, nei giorni scorsi c'è stato il memorial dedicato a Francesco Cesarini. Sì. E ringraziamo Paolo Razzi che ci ha mandato le immagini di questa manifestazione molto bella, manifestazione giovanile dedicata proprio a Francesco Cesarini. Non siamo in Abruzzo qui, siamo in Umbria, siamo a Spoleto, per una manifestazione molto molto bella, colorata come vedete, e ci fa ecco, per una manifestazione che quest'anno non c'è, ci fa molto piacere vederne una con tanti giovani ciclisti in erba. Questo sembra De Marra, proprio la divisa quasi Groupama, che si sono affrontati. Ci sono le classifiche, il G1 maschile ha vinto Nicola Fioretti, G1 femminile Roberta Luna, G2 maschili Christian Tomaiuolo, G2 femminile Sara Filottrani, G3 maschile Pietro Asca, G3 femminile Emma Fondacci, G4 maschile Niccolò Marcucci, G4 femminile Costanza Melis, vi sto dando i nomi dei vincitori ovviamente, G5 maschile Andrea Manoni, G5 femminile Lea De Dominici, G6 maschile Leonardo Grimaldi. Ma in questo caso abbiamo dato solo i vincitori, ma in realtà in questi casi veramente la cosa che più bella e che è importante è che si divertano come lo stanno facendo, come vedete dalle immagini. Ovviamente un abbraccio anche alla famiglia di Francesco Cesarini, che è stata molto vicina a questo memorial dedicato proprio a un ex ciclista come Francesco Cesarini. Tornando alle questioni di casa nostra, io prima, insomma, avevo dimenticato tra, insomma, le figure cardine del Trofeo Matteotti, gli mando veramente un saluto, un abbraccio, ma glielo mandiamo un po' a tutti, a Dino Renzetti, che davvero è un factotum di questa manifestazione, e il travaglio che ha un po' contraddistinto questa serata, certamente più di tutti, è anche il suo. Gli mando un saluto a Dino e speriamo di risentirci molto molto presto. Anche perché Dino Renzetti, secondo me, ha collaborato è stato trasversale, sì, tantissime sia con edizioni. Fulvio Perna, la gestione Renato Ricci, la gestione attuale di Daniele Sebastiani, lui ha curato un po' tutto l'aspetto burocratico che c'è dietro una grande manifestazione. È un numero Dino, uno, a quel livello là è un numero uno. È il numero uno, quindi ringraziamo per tutto quel bel lavoro che fa alla nostra manifestazione. Fatto di grandissimo sacrificio e di amore verso questa corsa che speriamo tornerà ancora più in forma nel 2023. Auspicio, Antonio, che immagino, come ha detto anche tuo fratello Luigi, sia anche il vostro, che però contestualmente ovviamente avete un'azienda che, possiamo dirlo, siamo nell'era post-Covid oramai. So che siete stati anche al Vinitaly, ecco, com'è adesso il settore enologico dopo, insomma, la tempesta? Ecco. Guarda, il settore enologico è sempre in movimento, cioè in crescita. Adesso siamo, per quanto riguarda adesso la vendemmia, ci affacciamo anche alla vendemmia, calcola sì, che inizieremo dalle analisi che stiamo facendo nei vigneti, quest'anno anticiperà di un buon 10 giorni, infatti noi il 16 inizieremo la vendemmia con lo Chardonnay. Quindi, e dai dati che abbiamo, dalle analisi che stiamo facendo, possiamo dire che è veramente un'ottima vendemmia. Cioè le annate un po' siccitose sono sempre le annate migliori. Poi noi abbiamo anche la fortuna che abbiamo tutti i vigneti. Posso chiedere da veramente da ignorante come mai? Ma sì, mi perché prenderanno in giro da casa, sì, ma io sì, veramente sì. Sono no, perché le annate piovose sono quelle annate in cui bisogna ricorrere a più trattamenti, quindi c'è la botrite, quindi il marciume e tutte queste cose che vanno appunto a inficiare sulla qualità del vino, mentre le annate siccitose sono annate migliori. Senti. Poi noi abbiamo la fortuna di avere anche tutti gli impianti di irrigazione, quindi dando l'acqua quando serve
cosa migliore. È cambiato un po' il consumo da parte di chi sta a casa magari? Guarda, negli ultimi un paio d'anni abbiamo visto che c'è stata una forte crescita dei bianchi, ma soprattutto dei rosati. Il consumo dei vini rosati ed è cresciuto in maniera esponenziale. E anche quello delle bollicine sta avendo una bella crescita, sì. Antonio Catena, vengo da te perché insomma da ex ciclista noi abbiamo parlato di tanti temi questa sera. Poco ex ciclista. Poco. Però mi sono divertito quel poco che l'ho fatto. Ok, ti chiedo uno spaccato di questo movimento, del movimento ciclistico che stai vedendo, anche in relazione a quello di cui abbiamo parlato, un trofeo Matteotti che quest'anno salta, che speriamo torni più in forma l'anno prossimo. So che insomma te e la tua famiglia, prima ho conosciuto tuo papà, è davvero molto appassionato, anche la vostra è una famiglia inserita, davvero cresciuta nel mondo del ciclismo. Sì, sì, dal bisnonno, mio zio, mio cugino, ho avuto un cugino che ha corso con Luciano, mio zio che ha corso insieme a Masciarelli, Palmiro, insomma erano altri tempi da quello che mi raccontano, sento racconti loro, che era molto più, c'era più... Non, adesso non mi viene il termine, ma c'era più, era, forse più attenzione a questo era mondo. Più a livello familiare, un po' più una cosa, insomma c'era tanto più rispetto tra di loro. Sono molto dispiaciuto pure che Matteotti quest'anno non si fa, speriamo, come dicevano prima, di ripartire bene nell'anno 2023 e di collaborare con uno sponsor come ha fatto l'anno scorso. Sì. Oh, peraltro so che voi siete stati vicini anche un po' al ciclismo giovanile, alle Frecce Azzurre, ecco. Sì. Anche il movimento giovanile nel momento in cui viene meno la corsa di riferimento può fare fatica un po'. Magari a volte, come dice spesso Luciano, i grandi eventi internazionali, Giro d'Italia, rischiano però di oscurare un movimento che poi, di oscurare, poi sì. se non viene su non c'è ricambio. Non c'è ricambio generazionale. Sì. Effettivamente quest'anno grazie all'aiuto di Spezialetti a Francavilla abbiamo fatto il primo trofeo Memorial Catena Dante e Catena Mario, che ci tenevo tanto e Alessandro mi ha accontentato a organizzare questa corsa di allievi. È stato lui stavolta il Trade Union. È stato lui. Siamo quasi in chiusura, mancano due minuti alla fine di questa puntata. Luciano, per tirare un po' le fila, visto che ci avviciniamo a Ferragosto, ci avviciniamo anche alla pausa, andiamo in vacanza dopo due terzi di stagione televisiva, come... A livello ciclistico, sei soddisfatto? Ma soddisfatto sì, perché poi tu sai che tipo di interesse ha questo progetto televisivo, perché poi l'Abruzzo, ma l'Italia in generale, segue veramente con tantissima passione questo sport, e fino adesso questo sport ha regalato in questa stagione delle grandi emozioni. Poi non ci sono state vittorie eclatanti da parte dei nazionali, però abbiamo visto veramente belle giornate sia al Giro che al Tour, e fra pochi giorni partirà anche la Vuelta, quindi anche la Vuelta sarà un grande appuntamento. Poi dopo la Vuelta c'è il Mondiale, c'è il Lombardia, col ciclismo effettivamente in questo periodo storico del nostro movimento c'è da divertirsi tutti i giorni. Io non faccio altro che aprire i social che curano appunto gli spazi sul ciclismo. Ci sono 2, 3, 4 corse al giorno di ciclismo, professionismo nel mondo, quindi questo fa veramente bene a tutto il movimento. Certo. Ed ecco perché pure ci sono sponsor anche attenti a questa grossa crescita che c'è intorno al nostro movimento. Quindi noi ci apprestiamo a vivere come sempre, settimana per settimana, tutto quello che succede a 360 gradi intorno al nostro sport. Oh, a proposito di
nostro sport. Chiudiamo con i complimenti alla nostra Elena De Laurentiis, perché a Dalmine su pista ha ottenuto la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale tra le allieve donne, campionessa d'Italia Matilde Cenci, complimenti ovviamente anche a lei, secondo posto per Virginia Iaccarino, terzo posto per Elena De Laurentiis della Guarena. Queste sono le immagini di Giuseppe Bernardi a proposito dei social, dal suo social lo abbiamo preso. Davvero complimenti a questa ragazza, perché l'inseguimento individuale, ma soprattutto l'attività su pista per i nostri giovani, siano essi maschietti o femminucce, assolutamente è fondamentale. Complimenti a lei, davvero gli auguriamo una carriera costellata di tanti altri successi. Questa è una medaglia di bronzo, magari chissà in futuro potrà essere di un metallo ancor più pregiato. Complimenti a De Laurentiis. Noi siamo in chiusura, non ci sono appuntamenti nella nostra regione, ma siccome ne abbiamo parlato settimana scorsa, io vi ricordo il 14, non da noi, un po' lontano da noi, il Gran Premio Poggiana, il 14 agosto, poi sarà Ferragosto, il 16, come ormai da tradizione, ci sarà il 50° Gran Premio di Capodarco. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Luciano Robottini, a cui auguro buon Ferragosto, ci vediamo tra due settimane, Luciano. Grazie Jacopo, e vi volevo fare veramente i complimenti, perché questa puntata in esterno mi auguro che abbia suscitato grande interesse, e grazie per il grande lavoro che avete fatto in questi giorni, perché mettere a punto questa puntata so solo io quando ci avete dovuto lavorare. Complimenti, te e loro, bravi ragazzi. Io sono quello che ha lavorato di meno. Grazie, buon Ferragosto anche a Renato Ricci. Grazie con una piccola riflessione, sì, se mi permetti. Assolutamente. 2022, parliamo del 2023 Trofeo Matteotti, ma dal 1945 si parla di Trofeo Matteotti ancora. Assolutamente, ed è anche giusto che sia così, perché è una corsa che ha attraversato generazioni ed ha soprattutto, per il nome che porta, ha un significato assolutamente particolare per la nostra regione e per l'intero paese. Grazie ad Antonio Luisse e grazie ancora per l'ospitalità. Grazie Antonio. Ma grazie a tutti voi, e ringrazio Luciano e tutto lo staff per aver scelto la nostra location per questa bellissima puntata. Ci mancherebbe, bellissima, grazie ad Antonio Catena, grazie. Grazie a tutti voi, buona serata. Grazie davvero a Karim Finotti alle camere, davvero grazie Karim, grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a voi che ci avete seguito. Noi giovedì prossimo ovviamente ci sarà una puntata replica di Velo, del post Tour de France. Per Velo numero 25 vi diamo appuntamento al 25 agosto, sempre su TV6, sempre sul canale 13 del Digitale Terrestre, sempre alle 21. Buonanotte.